Abbiamo ascoltato queste letture che ci rimandano al tema della preghiera in questa 17ª domenica durante l'anno. Domeniche, letture che sempre ci riportano alla vita quotidiana. E certo, riflettere sulla preghiera ci chiederebbe molto tempo, perché chissà quante domande, immagino, sono nei vostri cuori quando parliamo di preghiera, come sono anche nel mio cuore, ovviamente, quando parliamo di preghiera. Che noi diciamo, sì, preghiamo, però poi Dio non ci ascolta. Oppure diciamo, sì, preghiamo, ma non siamo degni di pregare, per questo il Signore non ci ascolta. Oppure chiediamo delle cose, e però poi una volta, due, tre, quattro, vedi che non le ricevi. E allora a un certo punto dici, cosa serve allora pregare? Sono un po' le domande più radicali, no? Che ci sono dentro di noi quando sentiamo parlare di preghiera. Allora diventa difficile riflettere sulla preghiera e cercare di capire perché abbiamo queste domande nel nostro cuore. Non capire perché Dio non risponde alle nostre preghiere, ma perché abbiamo queste domande nel nostro cuore circa la preghiera. E allora non è che riceviamo delle indicazioni decisive, ma certo delle indicazioni che ci orientano nelle letture di oggi. Infatti abbiamo nella prima lettura Abramo che prega. Ma cosa chiede Abramo? Chiede forse Abramo qualche cosa per sé? Ecco allora il primo insegnamento della preghiera, di questo tema della preghiera. Non possiamo pregare solo pensando a noi stessi, perché una preghiera egoistica può essere una preghiera che Dio asseconda, Dio che è generoso e non è egoista. No? Quindi, come se io chiedessi a un mio amico di dire, senti, mi fai un favore, dimmi, volentieri, sono tuo amico, potresti mica andare a rubare per me qualche cosa? Questo sarebbe un po' in imbarazzo, no? Dice, ma come? Ma se sei mio amico, lo dimostri rubando qualcosa per me. Funziona questo ragionamento? No? Tutti sappiamo che c'è qualcosa che non funziona. Oppure chiedo a un amico, senti, io adesso sono sotto accusa, c'è un processo nei miei confronti, puoi mica venire a testimoniare per me una cosa che ti dico io, anche se non è vera, non importa, basta che tu testimoni, così almeno c'è un testimone a mio favore. Voi esaudireste una preghiera del genere? È difficile, no? Perché uno contraddice se stesso, no? Vai contro te. Quindi quando la nostra preghiera nei confronti di Dio va contro Dio, perché è una preghiera egoistica, no? Allora evidentemente Dio si trova in difficoltà e dice, ma io come faccio a esaudirti in questo modo? No? E qui invece Abramo fa una preghiera di intercessione. Ecco, una domanda vorrei farvi, no? Sono domande retoriche, cioè non voglio la risposta, anche perché immagino già quale potrebbe, poi il dialogo ci porterebbe molto lontano, molto a lungo. Ma la domanda che vi faccio è questa. Secondo voi, in questa prima lettura, ricordate la prima lettura, no? Abramo che chiede, ma se ci sono 50 giusti, se sono 40, 6 volte prega, 50, 45, 30, 20, 10, Secondo voi, Abramo è stato esaudito o no nella sua preghiera? Sempre gli ha detto sì, se ce ne sono 50 sì, non distruggerò Sodoma, se ce ne sono 45 sì, non distruggerò Sodoma, se ce ne sono 40 sì, non distruggerò Sodoma, se ce ne sono 30 sì, non distruggerò Sodoma.
20, sì, non distruggerò. 10, sì, non distruggerò solo. E Abramo si ferma lì, perché come fa a chiedergli se c'è un solo giusto? Sappiamo però che per un solo giusto Dio non solo ha risparmiato l'umanità dalla distruzione, ma ha redento l'umanità. Questo solo giusto è suo figlio Gesù. Allora Abramo è sempre stato esaudito, ma Sodoma è stata distrutta. No? Dunque, tutto questo ovviamente ci fa pensare al tema della preghiera. Poi alla fine Abramo dice, vabbè, se non ce ne sono neanche 10, sia fatta, Signore, la tua volontà. No? In questo senso. E poi abbiamo la pagina di Vangelo. Quindi la prima lettura ci insegna una preghiera non egoistica, una preghiera di intercessione, una preghiera che osa, anche Gesù ci dice di osare nella preghiera, ma Abramo ha osato, ma non ha osato abbastanza, perché si è fermato 10, no? Non ce la faceva più dopo 6 volte che ha costretto Dio a cambiare idea, ovviamente. Nella pagina di Vangelo abbiamo un'altra indicazione sulla preghiera che è fondamentale per noi. Quando i discepoli chiedono a Gesù, insegnaci a pregare, Gesù cosa risponde? L'abbiamo sentito. Cosa risponde? Gesù risponde e dice, quando pregate, dite Padre. Cioè, poi le domande ovviamente, ma dite Padre. Cioè, non avete a che fare con un Signore onnipotente, no? Con un'autorità, una somma autorità, un re, un imperatore, a cui dovete chiedere con tanta umiltà, no, se per caso può fare. Non avete a che fare con un Signore potente, avete a che fare con un Padre. Cosa cambia nella nostra preghiera se Dio è per me l'Onnipotente che devo cercare di convincere a forza di ragionamenti, perché nella mia preghiera cerco di trovare i motivi per cui Dio dovrebbe esaudirmi, no? Cerco di convincerlo a forza di parole e poi mi accorgo che è più intelligente di me e che le mie parole, i miei ragionamenti non lo convincono. Cosa cambia se Dio per me è un Signore onnipotente o se Dio è per me un Padre? Cosa cambia? Sono un estraneo di fronte a Dio, un servo, o sono un figlio? Cosa cambia? Ecco, ho provato a pensare a questa cosa dicendo, ma certamente una cosa è da tenere presente, che se Dio è un Padre, quale è l'opera di un padre? Che cosa fa un padre, un papà? Cosa fa un papà? Uno dice, ma il papà lavora per i figli? Sì, certo. Il papà è paziente con i figli? Sì, certo. Un papà educa i figli? Sì, certo. Ma la prima cosa che fa un papà è dare alla luce il figlio. Se no, che papà è se non ha un figlio? Allora, qual è l'opera di Dio nei nostri confronti quando siamo invitati a chiamarlo papà? È proprio quella di dire figlio mio. Cioè, il desiderio di Dio è che noi siamo suoi figli, a immagine e somiglianza di Lui, con un cuore simile al suo. Allora, ogni preghiera che diventa la preghiera del figlio o diventa la preghiera di uno che vuole diventare figlio di Dio è esaudita, perché questa è l'opera del Padre. Fare di te un figlio, renderti figlio. Allora, cosa vuol dire che viene esaudita?
Vuol dire che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Tutto mi rende figlio, sia che quello che mi viene, che ho chiesto, mi venga dato, sia che quello che ho chiesto non mi venga dato, perché imparo ad avere un cuore che si fida del Padre. Se ho chiesto a mio papà di comprarmi una moto che vada ai 250 all'ora, e siccome mio papà sa che sono un po' scapestrato, dice, e sono anche un po' giovane perché ho solo 18 anni, e allora mio papà dice, ma forse non è ancora l'ora, no? Forse che non mi vuole bene perché non mi ha esaudito? O forse perché io devo ancora maturare per essere esaudito? Ecco la domanda. Quando pregate, dite Padre, Padre, Padre. Allora, questo è l'invito che riceviamo oggi in modo particolare, anche l'abbiamo sentito all'inizio, dal primo canto che ci ha introdotto a questa liturgia, Abba, Padre. Certo, ci sarebbe da riflettere tanto su questo, no? Che cosa vuol dire questo, cosa vuol dire avere un cuore. Ma vedete, se avete notato, sia nel Padre nostro di Luca, sia in quello di Matteo, quando il figlio prega dicendo Padre, cioè quando prega con cuore di figlio, il figlio ama il Padre e la prima cosa che chiede non è qualche cosa per sé, ma chiede sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Padre, io voglio che tutti gli uomini ti conoscano, che sei Padre. Per tutti sei Padre. Voglio che il tuo nome venga glorificato, conosciuto. Padre, voglio che tu regni nel cuore dei miei fratelli e delle mie sorelle. Perciò bisogna che tu regni nel mio cuore. Eccetera, questi discorsi. Ma concludo, senza insistere su altri aspetti di questa pagina di Vangelo, sul fatto che a un certo punto Gesù sente il bisogno di dire quale padre tra di voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Cioè, quale padre, invece di esaudire facendo del bene, fa star male i propri figli? Come potete pensare allora che Dio, che è Padre, voglia fare star male i propri figli? Questo, perché questa è una domanda che noi, se Gesù l'ha detto è perché sentiva che la domanda c'era, perché allora Dio non mi favorisce? Perché Dio mi toglie la salute? Perché Dio permette che io abbia tante difficoltà? Perché Dio fa così, perché fa cosà, perché non fa così, perché non fa cosà? Ci facciamo giudici di Dio. Quale figlio può farsi giudice di suo padre rimanendo figlio? Se un figlio giudica suo padre, vuol dire che non lo riconosce come padre, ovviamente. Ma qui Gesù sente il bisogno di dirlo, perché per dirci questo, guardate che Dio, tutto quello che Dio fa è per il vostro bene. Ma l'opera di Dio è generare dei figli. Allora chiedetevi, attraverso la preghiera, attraverso quello che vivete ogni giorno, come tu, Signore mio, anzi, Padre mio, stai aiutandomi, insegnandomi, educandomi, generandomi ad essere figlio tuo. Aiutami a capire, perché nella misura in cui io capisco, sarò capace di rapportarmi con te con un cuore di figlio e davvero di chiamarti Padre.
Siamo dato Gesù Cristo.